Ciao a tutti. Oggi ho letto un bel racconto, mi è piaciuto tanto e ho deciso di condividerlo con tutti i bimbi che sono in quarantena e se lo vorranno anche con i bimbi più grandi. La strada che non andava in nessun posto, di Gianni Rodari. All'uscita del paese si dividevano tre strade. Una andava verso il mare, la seconda verso la città. E la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti e da tutti aveva avuto la stessa risposta. Quella strada lì non va in nessun posto, è inutile camminarci. E fin dove arriva? Non arriva da nessuna parte. Ma allora perché l'hanno fatta? Ma non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì. Ma nessuno è mai andato a vedere. Oh, sei una bella testa dura, se ti diciamo che non c'è niente da vedere. Non potete saperlo se non ci siete stati mai. Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura, ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non andava in nessun posto. Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada senza dare la mano al nonno, una mattina si alzò per tempo, uscì dal paese. E senza esitare, imboccò la strada misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche e di erbacce, ma per fortuna non pioveva da un pezzo, così non c'erano pozzanghere. A destra e a sinistra si allungava una siepe, ma ben presto cominciarono i boschi. I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada e formavano una galleria oscura e fresca, nella quale penetrava solo qua e là qualche raggio di sole a far da fanale. Cammina e cammina. La galleria non finiva mai. La strada non finiva mai. A Martino dolevano i piedi e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro. Quando vide un cane. Dove c'è un cane c'è una casa, rifletté Martino. O perlomeno un uomo. Il cane gli corse incontro scodinzolando e gli leccò le mani. Poi si avviò lungo la strada e a ogni passo si voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. Vengo, vengo, diceva Martino incuriosito. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi. In alto riapparve il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. Attraverso le sbarre, Martino vidi un castello con tutte le porte e le finestre spalancate e il fumo usciva da tutti i comignoli e da un balcone. Una bellissima signora salutava con la mano e gridava allegramente: Avanti, avanti, Martino Testadura! Ta! Si rallegrò Martino. Io non sapevo che sarei arrivato, ma lei sì. Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone del castello in tempo per fare l'inchino alla bella signora che scendeva dallo scalone. Era bella, era bella e vestiva anche meglio delle fate, delle principesse e in più era proprio allegra e rideva. Allora non ci hai creduto? A che cosa? Alla storia della strada che non andava in nessun posto. Era troppo stupida e secondo me ci sono anche più posti che strade. Certo, basta avere la voglia di muoversi. Ora vieni, che ti faccio visitare il castello. C'erano più di 100 saloni, zeppi di tesori d'ogni genere, come quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le loro ricchezze. Prendi, prendi quello che vuoi, ti presterò un carretto per portare il peso. Figuratevi se Martino si fece pregare. Il carretto era ben pieno quando egli ripartì. A cassetta sedeva il cane, che era un cane ammaestrato e sapeva reggere le briglie e abbaiare i cavalli quando sonnecchiavano e uscivano di strada. In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino Testadura fu accolto con grande sorpresa. Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori. Dimenò due volte la coda in segno di saluto, rimontò a cassetta e via in una nuvola di polvere. Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici, e dovette raccontare 100 volte la sua storia. E ogni volta che finiva, qualcuno correva a casa a prendere carretto e cavallo e si precipitava giù per la strada che non andava in nessun posto. Ma quella sera stessa
tornarono uno dopo l'altro con la faccia lunga, così per il dispetto. La strada per loro finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro di alberi, in un mare di spine. Non c'era più né cancello né castello, né la bella signora, perché certi tesori esistono solo per chi batte per primo una strada nuova. E il primo era stato Martino Testadura. Beh, alla prossima storia e cerchiamo sempre una strada, anche quando sembra non andare in nessun posto.